Dopo 26 partite di campionato disputate, l'Atalanta Under 23 occupa la quinta posizione con 41 punti conquistati. I nerazzurri si apprestano ad affrontare l'Alessandria domenica alle 18:30 ed il recupero con il Renate mercoledì alle 14. Cerchiamo comunque di fare migliori risultati e prestazioni possibili e poi quello che arriverà a fine aprile vedremo. I nerazzurri hanno indubbiamente iniziato meglio il girone di ritorno rispetto a quello di andata, dove pagavano indubbiamente la poca esperienza nella categoria. All'inizio eravamo un po', lo siamo tuttora, giovani, però comunque siamo un gruppo coeso, che ci facciamo aiutare molto anche dai giocatori più esperti. E adesso dobbiamo mettere ancora un po' di malizia. Ci sono squadre comunque formate per spaccare il campionato, comunque per occupare le prime posizioni. Noi cerchiamo comunque di starle dietro e di staccare il più possibile le altre che ci rincorrono, ma comunque è un campionato difficile dove tutti possono dire la loro. Domenica a Caravaggio alle 18:30 l'Under 23 ospiterà l'Alessandria, che nella gara di andata aveva conquistato l'intera posta in palio. Le squadre comunque sono organizzate, sono toste e chiunque può metterci in difficoltà, come dalla parte opposta noi possiamo mettere in difficoltà chiunque. Che partita sarà quella con l'Alessandria? Sarà una partita sporca, comunque dobbiamo metterci a tanto agonismo e cercare di giocare meglio possibile anche tecnicamente. Una caratteristica di questa Under 23, forse il fatto che non molla mai? Non molliamo mai, ma è una cosa che comunque non è scontata, è una cosa che viene allenata tutti i giorni al campo e non vogliamo mai.